Attuare ogni iniziativa necessaria a garantire il funzionamento delle apparecchiature impiegate nell'accertamento dei limiti di velocità attraverso delle verifiche periodiche, garantendo quindi l'affidabilità tecnica e l'innovazione tecnologica dei dispositivi. E poi l'obiettivo principale deve essere quello della messa in sicurezza delle nostre strade. Io, pertanto, a nome di Scelta Civica, dichiaro il voto favorevole a tutte le mozioni per cui il Governo ha dato un avallo positivo. Grazie. Grazie onorevole Oliaro. È iscritto a parlare il deputato Garofalo. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ma il tema oggetto di questa mozione a doppia firma, anzi a plurima firma, il cui primo firmatario è Baldelli, è un tema abbastanza ormai attenzionato da tutte le forze politiche, ma soprattutto da tutto quello che ruota attorno al sistema della circolazione e della sicurezza stradale. Il nostro gruppo ovviamente voterà a favore della mozione, nella quale c'è anche la firma del sottoscritto a nome e per conto del gruppo, e voterà a favore di tutte le mozioni che sono state giudicate favorevoli dal Governo, soprattutto perché noi sappiamo, e per noi è fondamentale, che la sicurezza stradale, essendo un tema di particolare importanza, richiede interventi efficaci che la sostengano e che aiutino appunto quella campagna di riduzione del numero delle vittime che ogni anno si registrano sulle nostre strade. In questo contesto, proprio per affrontare e per attuare un'efficiente azione sul tema della sicurezza stradale, deve essere realizzata una vera politica sulla sicurezza stessa e che deve essere associata a una programmazione finanziaria certa ed in grado di sostenere una realizzazione degli interventi che noi giudichiamo necessari, oltre che idonei, ad assicurare il raggiungimento di tale obiettivo. Seppure sono diminuiti il numero di morti e di feriti negli incidenti stradali, ancora c'è molto da fare per raggiungere i livelli che noi desideriamo. E allora va messo in evidenza come nelle norme che abbiamo approvato in Commissione, il Parlamento, mi riferisco all'articolo 142 del Codice della Strada con i vari comma, noi abbiamo cercato di dare un indirizzo chiaro, specifico, soprattutto nel tema di cui la mozione si interessa e la descrive. Cioè noi prevediamo una serie di misure normative destinate proprio a far sì che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie contestate ai conducenti e rilevate dai cosiddetti apparecchi autovelox debbano essere utilizzati in quella direzione. Contestiamo con questa mozione un uso improprio e contestiamo soprattutto il fatto che la sanzione serva a finanziare qualcosa che non ha nulla a che vedere con il tema della sicurezza stradale e della prevenzione. Questa destinazione deve essere assolutamente censurata e deve essere sviluppato invece quello che è previsto al comma 12 quater, che risulta ancora inapplicabile e inapplicato a causa di una mancata chiusura amministrativa del procedimento necessario. Noi dobbiamo far sì che quanto il Parlamento ha voluto stabilire con le norme che ha emanato debba essere applicato ed evitare che si generi una errata e assolutamente inidonea, improprio utilizzo delle somme, anzi addirittura quasi la felicità di creare le sanzioni, a prescindere però dal tema della sicurezza stradale. Per noi le sanzioni sono ovviamente necessarie perché devono invece riportare a un alveo di corretto utilizzo e guida sicura per poter far sì che si riducano sia i morti che i feriti. Cioè, l'obiettivo è questo, non è l'obiettivo riempire le casse dei comuni che hanno sicuramente le difficoltà, ma devono provvedere diversamente. Su questo noi siamo stati assolutamente uniti nel presentare questa mozione e quindi chiediamo di intervenire con controlli adeguati e sanzioni per le amministrazioni che non applicano in modo corretto le disposizioni del codice della strada, risolvere appunto i problemi che non consentono l'applicazione del comma 12 quater dell'articolo 142, in modo da sostenere una coerente e corretta politica in favore degli obiettivi che lo stesso codice intende perseguire. Quindi dobbiamo fare molto di più sotto il profilo della sicurezza stradale, non mi dilungo oltre, il Governo deve intervenire perché la vigilanza e l'attenzione su tale materia siano massime e costanti e per quanto ci riguarda non smetteremo di sollecitare l'esecutivo a disporre tutte le misure che ritenga necessarie per rispondere positivamente alla sicurezza dei cittadini sulle strade. Ribadisco quindi il nostro voto favorevole, il gruppo di Area
immaginario popolare alla mozione sottoscritta non solo da noi ma anche a tutte le mozioni che il governo ha ritenuto di esprimere il parere favorevole. Grazie. Grazie onorevole Garofalo. È iscritto a parlare il deputato Franco Bordo. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. L'eccesso di velocità è il problema principale della sicurezza stradale, un elemento fondamentale del 30% circa degli incidenti stradali mortali, aumenta notevolmente il rischio di incidente. Circa il 40-50% dei conducenti supera il limite di velocità consigliato, il 10-20% viaggia a una velocità superiore di 10 km al limite consentito. L'eccesso di velocità non soltanto aumenta il rischio di incidente, ma cresce anche la probabilità di riportare lesioni gravi o morte in caso di incidente stesso. Non esiste una soluzione univoca al problema dell'eccesso di velocità. È necessario combinare una migliore progettazione delle strade, i limiti di velocità e l'istruzione del conducente. I limiti devono